E buon venerdì ai nostri amici di Rete 8. Bentornati nella cucina della nostra chef Letizia Monaco del ristorante Sesamo Nero di Pescara. Ciao! Ciao Letizia! Allora, oggi ci insegnerai a fare la cottura del riso pilaf, che per me rimane tuttora una mission impossible, perché molto probabilmente sbaglierò la dose di acqua. Fatto sta che ogni volta che metto a fare questo riso sbocca irrimediabilmente l'acqua dal coperchio e combino un massacro. Io questa ricetta ho deciso di farla oggi proprio per te, lo sai? Ah. Perché lo so che ogni volta me lo dici che non ti viene bene il riso. Quindi. Non mi viene bene, non mi viene bene. Io penso che ci siano proprio delle tecniche particolari da rispettare e quindi... Un pochino sì. Venga, poi come andiamo diciamo a condire questo riso? Innanzitutto un pochino lo aromatizziamo, noi utilizziamo della curcuma, dell'uvetta e degli anacardi e poi aggiungiamo delle verdure cotte a vapore, okay. A nostra scelta. In questo caso abbiamo cavolfiori, broccoli broccoli e carote, visto che sono di stagione, abbiamo sbollentato, sì. Se no le cuociamo un attimo a vapore, come ci è più comodo. Okay. Allora, spiegaci come si cuoce questo riso al vapore, ovviamente questo è un riso basmati. Allora, innanzitutto bisogna rispettare una proporzione tra riso e acqua. Qual è? 1:5, una quantità di riso, una parte di riso, 1:5 di acqua. Quindi sono 100 grammi di riso, utilizzeremo 150 grammi di acqua. Ok, quindi 1:5 per 100 grammi di riso, 150 grammi di acqua, me lo imprimerò nella memoria, nella mente questa dose. Va bene. Prossima volta che provi a casa fai la foto e me la mandi. Me la imprimerò veramente nella mente e ti manderò la foto, ma sono sicura che riuscirò. Poi mi devi dire, la fiamma come deve essere? Allora, io tengo fiamma bassa di solito, però una cosa che fa la differenza è il riso, questo lo dobbiamo dire. Ok. Nel senso che ce ne sono molti di quelli in commercio più conosciuti che si spappolano, cioè non reggono questo tipo di cottura. È vero. Quindi dobbiamo trovarne uno di buona qualità. Ok. Quindi prova diverse marche, quando ne trovi una che ti va bene, affezionati a quella. Sai che facciamo? Quella. Che poi quando spegniamo la telecamera me la dici. Va bene. Noi non possiamo dirlo, va bene, ma... Va bene. Allora, cominciamo? Allora, sì. Allora, noi utilizziamo del burro perché a me piace particolarmente, però possiamo tranquillamente usare anche del quindi ci va anche una noce di burro, questo per non farlo attaccare, giusto? Per non farlo attaccare. Allora, abbiamo messo il nostro burro, abbassiamo il fuoco. Okay. Allora, una cosa sul riso che non abbiamo detto prima. Allora, dobbiamo sciacquarlo molto bene, lo mettiamo in un colino a maglie fitte e lo sciacquiamo 4-5 volte sotto l'acqua, fin quando l'acqua esce pulita. Okay. Diciamo che quelli che troviamo in commercio da noi ormai sono abbastanza purificati, diciamo. Mm-hmm. Però comunque sciacchiamo il più possibile perché dobbiamo togliere l'amido, in modo che rimanga bello sgranato poi. Ok. Allora, nocetta di burro. Nocetta di burro, l'ideale sarebbe il ghee, quello chiarificato, lo conosci? Sì, come okay. No. Allora, mettiamo e uniamo anche la nostra curcuma. Ah, all'inizio la curcuma. La mettiamo perché farà diventare il riso giallo. Poi, vabbè, io oggi ho scelto di mettere la curcuma perché volevo colorare. Però potremmo usare ad esempio anche dello zafferano o comunque il mix di spezie che preferiamo. Ok, io adoro la curcuma. Quando faccio il riso basmati sempre aggiungo la curcuma, sempre. Però sai che faccio, siccome non riesco a farlo bene così come fai tu? Praticamente quando è cotto lo risalto in padella con un po' d'olio e aggiungo la curcuma. Sai, a me la curcuma piace tanto con la cannella, io oggi non l'ho aggiunta perché sennò poi facciamo sempre ricette con la cannella effettivamente. Però, allora quindi lo facciamo asciugare un attimo, considera che stiamo usando del riso che è stato bagnato, quindi lo facciamo non tostare ma quasi. Guarda, oggi mi hai fatto un regalo, Letizia, un grande regalo. E aggiungiamo l'acqua. Quindi ricordiamo 100 grammi di riso, 150 grammi di acqua. Imprimiamolo nella mente perché la dose è fondamentale. Poi come deve copriamo. Cuocere? Allora lo copriamo, l'ideale sarebbe, diciamo, cioè abbiamo un coperchio di vetro, meglio ancora perché non va scoperchiato, esatto. Okay. Diciamo una decina di minuti così, fin quando il riso assorbe l'acqua a fuoco basso. Ok, dobbiamo stare attenti però perché se passa la cottura poi tende ad attaccarsi. Tende ad attaccarsi, però insomma buttiamogli un occhio, poi ecco come ti dicevo prima facciamo pratica col riso, con le varie marche, quindi poi insomma, lo impariamo una volta. Passati questi 10 minuti che facciamo? Lo togliamo dal fuoco, quindi dopo 10 minuti diciamo che la nostra acqua si è ritirata, è stata assorbita tutto. Copriamo con un nostro finaccio pulito, con una pezza e riaccoperchiamo. Okay. Ok. E deve rimanere così? E deve rimanere così per altri 10 minuti, lo togliamo proprio dal fuoco. Ok, per altri 10 minuti. Ed eccolo qua, io sono curiosa di vederlo, posso aprire? Vai, apro io. Vai. Ta-da! Wow, non ci verrà mai a me così. Questo punto è quanto profuma. Vedi?
che meraviglia! Allora, questo l'abbiamo fatto qualche ora fa, quindi è bello compattato. A questo punto lo andiamo a sgranare piano piano con una forchetta. Ah, ok, perché pure questa operazione è importante. Anche per questo ci serviva l'olio o il burro, che sia, insomma, perché altrimenti diventa chiaramente un monoblocco. Okay. Quindi piano piano ce lo andiamo a dividere. Sì. Con calma. Sì. Con estrema calma. Sì. Quindi comunque dobbiamo aspettare che si raffredda, giusto? Sì, oddio, tu considera adesso questo è freddo perché io me l'ho portata avanti dal lavoro. Anche meglio, sì. Sì, questo insomma l'ho fatto un paio d'ore fa. L'importante, però l'importante è che si asciughi bene, che si impregni. Quanto Infatti vedi, cioè, nonostante poi di curcuma ce n'abbiamo messa poca, però vedi l'unione col burro, quanto che bel risultato che dà. Sì, proprio aromatico. Che bello. Ok. Piano piano separiamo i chicchi facendo attenzione a non romperli, però se usiamo un buon riso comunque non si romperanno. Ok, quanto è bello. È sempre un'operazione riso. Delicata comunque. Io adoro questo tipo di riso. Guarda, questa sera la faccio e ti mando la foto. La foto, voglio la foto. Giuro, giuro. Poi aggiungo un po' di pollo, ma quella foto qua. I tocconi di pollo in mezzo. Quel pezzo lo evito, dai. È da tanto che non mi mandi foto con Antonio. Vero? Sì. Perché i nostri telespettatori non lo sanno, ma noi spesso quando registriamo da Antonio Di Giovacchino, mentre accetta qualsiasi tipo di animale, noi mandiamo la foto a Letizia. Foto e video anche, perché foto... il video rende meglio. Ma sì. Con ma i noi... suoni. Vero. Tum, tum, tum. Noi ci prendiamo un po' in giro, che bello. Guarda, quando ci si prende troppo sul serio, secondo me non va bene. Ah, bisogna ironizzare un po'. Allora, abbiamo sgranato il nostro riso. Allora, aggiungiamo l'uvetta, che noi abbiamo precedentemente messo a mollo, scolato e strizzato. Questo è un piatto che è perfetto freddo, vero Letizia? Sì, io freddo freddo magari no, ecco, a temperatura ambiente quantomeno. Ok. Allora. Quindi andiamo ad aggiungere i nostri anacardi. Poi chiaramente questo tipo di ricetta ce le possiamo fare come vogliamo, nel senso che, come dicevamo prima, possiamo cambiare le spezie, possiamo cambiare la frutta secca, metterla o non metterla, insomma un po' come vogliamo. A me per esempio piace tanto con le albicocche secche. Sì, una volta mi sa che abbiamo fatto qualcosa con le albicocche. È probabile perché mi piace tanto cucinare con le albicocche. Sono buonissime, è vero, è vero. Che bello, aggiungiamo i nostri anacardi. Ma guarda, io lo vedo, questo per me sarebbe perfetto anche come piatto da portare, no? Quando si va al lavoro, lo prepariamo con anticipo, anche se poi non è proprio caldo, tiepido, però insomma... Lasciato a temperatura ambiente... Si mantiene, ecco, non si rovina. E siamo pronti per impiattare. Sì. Quanto sono belli questi piatti. Poi azzurro con il giallo del riso è veramente bellissimo. Io non amo i piatti bianchi, che lo so che sono vanno tanto. È una tua caratteristica quella di utilizzare non amo il bianco in generale proprio. È un po' banale il piatto bianco forse, cioè nel senso scontato, poi ci sono dei piatti veramente bellissimi. Però gli chef, quelli bravi li usano i piatti bianchi. Però utilizzano dei piatti bianchi non proprio, diciamo, tradizionali, ecco. Quindi magari hanno comunque dei materiali particolari. Sì. Ma devo dire, il fatto di utilizzare piatti colorati è proprio una tua caratteristica. Anche Antonio Di Giovacchino utilizza dei piatti colorati ogni tanto. Quanto ci stiamo somigliando, vero? Io, Antonio. Quanto vi somigliate. Non si direbbe però, Invece sotto sotto, vedi? Sì. Allora. Aggiungiamo le nostre verdure. Ah, le mettiamo proprio sopra. Le mettiamo a fianco, ce le mettiamo. Anche qui potremmo giocare ad esempio con dei cavolfiori colorati. Ok, ci sono quelli viola che sono stupendi. Esatto, anche se poi quando li vai a cuocere diventano grigiolini. Sono buoni crudi quelli, no? Non sono buoni anche crudi? Io non lo amo il cavolfiore crudo, però sì. No? Sì. Io a me piace, tagliato sottilmente lo gradisco particolarmente. Che ci mettiamo poi? Sesamo nero. Un pochino sì, dai. Rimaniamo a tema. E poi ci sta benissimo, è proprio bello da vedere. Ma sì, mettiamolo tutto. Bellissimo, Letizia. Poi valutiamo un po', se il riso magari si è seccato un po' troppo, ci rimettiamo un filetto d'olio. Filetto d'olio, ma devo dire che è veramente perfetto. Poi rimettiamocelo sulle verdurine perché effettivamente non erano condite. Sì, un pochino le rende un po' più belle, più lucide. Esatto. Ma questo è un piatto secondo me gustosissimo, io lo mangerei proprio subito, veramente. Grazie Letizia. Grazie a te. E grazie a voi per essere stati insieme a noi, rifate questo piatto a casa, insomma, per chi come me avesse problemi nel cuocere il riso pilaf, oggi sappiamo come si fa. 100 g di riso, 150 g di acqua. Ci vediamo domani. Ciao. Alio contiene allicina, che è un naturale antibiotico.
contro batteri, contro virus, contro funghi. In più è ricchissimo di vitamina C, ha anche delle proprietà benefiche per il cuore.